Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo episodio di Storie di Album. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'album Toto della band statunitense Toto, il primo album di questa band. Quest'oggi invece facciamo un salto avanti di pochi anni, in realtà di soli 6 anni, e si torna a parlare di un'altra band che avevamo già trattato nella prima stagione di Storie di Album, ovvero i Queen. Il loro album di risalita ai vertici delle classifiche è quello che noi andremo ad analizzare oggi. Signore e signori, loro sono i Queen e l'album è The Works. Questo album la band ha la sua classica formazione: Freddie Mercury alla voce, alle tastiere, al pianoforte e ai cori, Brian May alla chitarra, alle tastiere e ai cori, Roger Taylor alla batteria, alle percussioni, alle tastiere e ai cori, John Deacon al basso, alle tastiere e ai cori, però abbiamo anche un'aggiunta: Fred Mandel alle tastiere e al sintetizzatore, lui che ha eseguito per esempio l'assolo di I Want You Back Free. L'album pubblicato nel 1984 dalla EMI è stato prodotto dai Queen e da Mac, ed è un mix di elettropop, hard rock, disco music e pop rock. Un album completo che ha riportato i Queen ai vertici delle classifiche mondiali. Works è l'undicesimo album in studio della band britannica Queen, pubblicato nel 1984. Il titolo dell'album deriva da un'esclamazione di Roger Taylor in seguito alle critiche della critica musicale dell'epoca all'album Hot Space, pubblicato dai Queen nel 1982. L'album venne molto criticato per sonorità particolari e per il poco carattere della band, e Roger Taylor esclamò insieme agli altri in una riunione con la EMI: "Let's give them the work." Diamogli il lavoro, e questo è stato fatto. La banda di Mercury si è messa al lavoro e ha sfornato questo capolavoro, un album che ottenne 4 dischi d'oro, 5 dischi di platino e un disco di diamante. Un album dove i caratteri dei Queen ci sono tutti, dai soli di chitarra alle influenze della musica elettronica. Un album che riporta i Queen ai vertici delle classifiche americane, ai vertici delle classifiche britanniche e al vertice di tutte le classifiche più importanti del mondo. Un album che ha fatto ritornare i Queen a circa 8 anni prima, all'uscita dell'ultimo vero capolavoro della band, News of the World, del 1977. I 4 componenti della band si sono ritrovati in studio per questo album dopo 2 anni di attività individuali e hanno sfornato un capolavoro, delle take che non hanno compreso solo le 9 tracce dell'album, ma anche altri celeberrimi brani dei Queen, come Let Me Live oppure la ballad rock natalizia Thank God It's Christmas. I want to break free. In
seguito all'album i Queen iniziarono il Doo-Wop Tour che nel 1984 toccò anche l'Italia, l'unico tour dei Queen che toccò l'Italia, con una data a Milano e una strana apparizione al Festival di Sanremo dalla band che protestò palesemente, soprattutto Mercury, per l'obbligo all'utilizzo del playback. Da quest'album possiamo trarre almeno tre brani che sono entrati nella leggenda, a livello dei migliori brani dei Queen. Hammer to Fall è un brano di carattere totalmente rock, composto dal chitarrista Brian May. Ha raggiunto il suo massimo apice di successo con l'esibizione come terza canzone del Live Aid del 1985, con i Queen che si esibirono a Wembley davanti a una marea di persone che era impazzita alle note di Mercury e compagni. I Want You Back Free è un brano composto da John Deacon che diventò celebre soprattutto per il controverso video nel quale i quattro componenti del gruppo erano vestiti totalmente da donna per parodizzare la soap opera britannica Coronation Street. Il brano più significativo dell'album è Radio Gaga, il brano eseguito dai Queen a Sanremo nel 1984, uno dei più grandi successi della band. Il ritmo elettronico, un carattere abbastanza diverso da quello che erano i Queen solo negli album che ho citato prima, come Hot Space, dove troviamo dei brani di carattere totalmente diverso, o News of the World, dove troviamo per esempio We Will Rock You, We Are the Champions, un brano più elettronico con influenze particolari, un massiccio uso dei sintetizzatori e poi quel fenomenale ritornello. Radio Gaga Live Aid del 1985 fu un successone. La marea di Wembley che batteva le mani a tempo, un'immagine indimenticabile per tutti i fan della musica in generale e per tutti i fan dei Queen. Una band che con queste piccolezze è riuscita a diventare grande e a far appassionare milioni di fan in giro per il mondo. I'd sit alone and watch your light, my only friend through teenage nights. And everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars. Possiamo dire di più su quest'album? Nulla. È l'album della rinascita dei Queen. I Queen che poi sforneranno A Kind of Magic, un altro album spettacolare. Da qui in poi ci sarà poi il lento declino dovuto alla malattia di Freddie Mercury che morirà nel 1991, lasciandoci comunque un album postumo, a mio parere, fenomenale, perché Made in Heaven, analizzato bene, è veramente un album stratosferico. I Queen poi non riusciranno più ad essere gli stessi, senza Freddie la band proverà ad andare avanti, prima con il Freddie Mercury Tribute Concert a Wembley nel 1992, poi con alcuni live con Elton John e poi adesso con gli ultimi live che però non hanno più l'anima del frontman di Zanzibar. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale, seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina di Instagram di Mickey the Drummer. Vi ricordo che tutte le mattine alle 7:30 pubblicherò una nuova drum cover, tutti i lunedì alle 21 un episodio di storia di album e tutti i sabati alle 19 un episodio di pillole musicali. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video, buona serata.